Siamo qui nella scuola edile di Bologna, la nuova denominazione della scuola, con moltissime novità che riguardano le attività che stiamo portando avanti, che abbiamo incrementato in questi ultimi mesi. Abbiamo cambiato il logo della scuola e anche il nome. Avevamo bisogno di dare l'immagine di una realtà che è cambiata profondamente in questi ultimi anni. Ci siamo trovati con un'esplosione di attività. Un'esplosione di attività legata sicuramente a una nostra scelta, da un lato, che è stata quella di incrementare la parte relativa alla scuola e quindi ai giovani, e quindi l'idea stessa del vivaio di nuove professionalità per il settore edile. Abbiamo ottenuto dalla regione il finanziamento di un ulteriore percorso di istruzione e formazione professionale, nonché l'inserimento di un quarto anno che porta i ragazzi a diploma, che peraltro con le nuove riforme potrà consentire ai ragazzi di arrivare perfino all'università. A questo si aggiunge un momento particolare in cui le imprese e i grossi gruppi comunque sembrano dedicare molti dei loro investimenti nella formazione, quindi ci troviamo con un numero elevato di commesse, quindi di persone che partecipano ai nostri corsi. Alla luce di tutto questo abbiamo dovuto approntare velocemente un piano di sviluppo anche strutturale. Abbiamo ricavato delle nuove aule attrezzate, molto innovative. Avremo anche spazi ricreativi che fanno un po' parte del sistema di apprendimento. Quando uno viene a fare un corso deve anche trovarsi bene. Temporaneamente abbiamo dovuto ampliare anche gli spazi di laboratorio, perché il laboratorio cominciava a diventare sufficiente per le nostre attività, costruendo una tensostruttura esterna che sarà riscaldata e dotata di tutti i comfort necessari. La scuola continua a erogare formazione comunque ai dipendenti, agli operatori del settore, ai professionisti dei vari ordini. L'attuale incremento delle attività formative sono probabilmente legate anche allo sviluppo dei lavori infrastrutturali che sono in compimento in questo momento nel nostro territorio. Pensiamo solamente all'opera del tram, a quello che sarà il passante, alle opere di manutenzione delle autostrade. Ecco, noi siamo in forte movimento su questo e cerchiamo di rispondere alle necessità e ai fabbisogni di questi gruppi che hanno necessità di essere formati in maniera tempestiva. Bene, a questo punto non mi resta che augurare a tutti, ai nuovi allievi della scuola, ma anche agli operatori del settore che verranno a fare formazione qui da noi, di avere un anno e una prospettiva più che positiva e che noi si sia in grado di fornire loro il servizio nel migliore dei modi.